Questo è un impasto che ho fatto ieri in giornata. La sera poi ho fatto i giri di pieghe, ho formato e l'ho messo in frigo fino a questa mattina. Ora l'ho tirato fuori già all'incirca da una mezz'oretta. Facciamo la prova dito. Come vedete si torna lentissimamente su, però direi che è il tempo di portare il forno a temperatura e posso infornare. Ho messo un pentolino nel forno, lo terrò per i primi 20 minuti. Ora lo ribalto così. La teglia è fredda, non l'ho riscaldata. Ecco qua. Ho girato lentamente. Ci metto un po' di semola sopra e lo accarezzo così. È molto bello, è lievitato molto bene. Ora ci farò un taglio con il mio bisturi, così, e poi lo ripasso per aprirlo un po' di più. Affondo, vedete, il bisturi un pochino di più, così gli do modo di aprirsi meglio in cottura. Bene, ok. Ci faccio adesso un piccolo disegnino, proprio una cosina così da niente, eh? Delle foglioline così. Bene, ora in forno per 50 minuti. Dopo 20 minuti tolgo il pentolino e abbasso a 220, piano piano poi a 200, gli ultimi 10 minuti a spiffero. Ed eccolo qua. Quando è freddo vado a tagliare. Direi che è molto bello. Grazie della visione per questo piccolissimo video, amici, e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!